Carissimi amici, segnatevi una data, 18 novembre, Hotel dei Tigli, Cussanio. È importantissimo, dovete esserci tutti e Gabriela vi spiega perché. Carissimi amici e benefattori dell'AMSES, il 18 di novembre avremo il nostro incontro annuale con tutti voi. Vi aspettiamo e speriamo sarete numerosi. Ecco, di cosa si parlerà? C'è qualcosa che vuoi già anticiparci? Praticamente speriamo di ultimare nell'anno 2024 l'hospice e ce lo auguriamo tutti perché gli ultimi anni sono stati abbastanza difficili, penso, per tutti. Parleremo della presenza della ministra di Capoverde, che abbiamo avuto un bellissimo incontro a Bra e anche un'intera giornata dedicata proprio all'hospice, anche in memoria di padre Ettore Molinaro. E poi ci saranno 11 ragazzi capoverdiani o sbaglio? Sì, abbiamo presenti in Italia 11 ragazzi capoverdiani che stanno facendo uno stage in collaborazione con la Scuola Enologica di Alba presso varie cantine dell'Albese, che sono veramente una cosa meravigliosa. Ecco, queste sono alcune anticipazioni, ma soprattutto staremo insieme e questa è una cosa bellissima. Quanto è importante oggi stare insieme, oggi che arrivano tutte queste brutte notizie. Noi stiamo insieme nella pace, possiamo dire. Sì, e speriamo di continuare nella pace perché quello che vediamo in giro non è una cosa formidabile, ma spero ma sempre bene. Però noi ci speriamo, allora viva la pace insieme a Cussanio, 18 novembre. Mi raccomando, Hotel dei Tigli, non mancate. Grazie Gabriele. Grazie a voi. Vi aspettiamo numerosi. Andiamo avanti con fiducia. L'AMSES c'è.